È chiaro che gli episodi ci hanno girato male, penso che in termini di occasioni abbiamo creato nettamente di più. Il primo tempo penso sia stato di ottima fattura perché siamo stati continui nel gioco, abbiamo creato veramente tantissimo. E l'unico rimpianto è non averla chiusa nel primo tempo perché l'1-0 penso ci stesse molto stretto. Eravamo in controllo totale della partita e riuscivamo ad essere pericolosi con grande continuità. Detto questo, abbiamo commesso degli errori nel secondo tempo e poi l'episodio ci può stare, questo è il calcio. A parte quei due episodi dove la vi spesero è prima rientrata in partita e poi ci ha superato, la squadra stava continuando a giocare. Forse non siamo stati bravi nel momento in cui hanno trovato il pareggio, ci siamo fatti prendere a volte dalla frenesia nell'andare subito alla ricerca immediata del nuovo vantaggio, perché ci tenevamo tanto a vincere davanti ai nostri tifosi e spesso ci ha fatto perdere quella qualità che nel primo tempo riuscivamo a fare con grande continuità. Lì è stato un intervento in cui, secondo me, l'uscita ci stava, e allora ti posso anche dire che il nostro difensore poteva non fermarsi e mettersi e frapporsi tra portiere e attaccante. Siamo stati un po' superficiali e sapevamo di questa attitudine di Gucci, perché Gucci è un attaccante che conosco benissimo, perché ha giocato tantissimo in Toscana ed ha questa attitudine qua di venire ad attaccare sempre ogni pallone. È un giocatore che dal punto di vista caratteriale è eccezionale e crede su tutti i palloni. Quindi, Mister, mi scusi, io non voglio però interromperlo. l'uscita è stato un errore, poteva attaccarla di testa, è stato anticipato e ci abbiamo preso il gol. Mungo dovrà fare degli esami strumentali che farà tra domani e martedì, e ha un dolore alla costola e dobbiamo vedere cosa ci dirà la radiografia. Tozzo in quell'episodio si è scontrato, ha avuto un trauma forte sulla testa e quando ha chiesto il cambio è perché non vedeva più, quindi anche lui dovrà essere valutato. Detto questo, sul secondo gol, l'analisi è giusta quella che hai fatto. Perché cioè, su Saccani, Cristian, che lo avete elogiato tantissimo, aveva fatto una lettura di traiettoria errata che ha consentito a Saccani di prenderci dentro.